sentito queste polemiche sulla legge Zan, qualcuno la vorrebbe addirittura migliorata, poi interviene il Vaticano, diciamo, in maniera come dire, fosse un po' fuori luogo. Lei che percezione ha del dibattito? Innanzitutto un mio pensiero personale, da laico e da credente, mi auguro che il Parlamento approvi immediatamente il DDL Zan, senza i tentennamenti di cui abbiamo visto protagoniste anche le forze progressiste nella giornata di oggi. Ripeto, da laico e da credente, perché credo che i diritti civili scolpiti nella Costituzione sono diritti laici, ma sono i diritti di tutti, anche in chi si riconosce in una religione o piuttosto in un'altra. Anche perché poi il governo parla di una cosa che non gli compete neanche direttamente, diciamo, è un atto parlamentare. Assolutamente, però sa, il Parlamento è in questi momenti che deve dimostrare la sua forza e la sua autorevolezza, e questa è una materia dove veramente c'è bisogno di una parola chiara, e come tutte le vicende che dividono bisogna vedere chi è libero e chi non lo è. È proprio necessario l'intervento del Vaticano? No, ma io non è che devo fare polemiche col Vaticano, io penso che il Vaticano è il Vaticano, il Parlamento è il Parlamento, questa è una legge che non deve approvare il Vaticano, la deve approvare il Parlamento, se il Parlamento la ritiene giusta, l'approva. Io ritengo che più che giusta, anzi è doverosa, e anzi nell'approvarla deve anche scusarsi per il ritardo.